io sono catanese e vivo sotto l'Etna, che è un vulcano in continua agitazione, in eruzione, subiamo terremoti, c'è una forza nella natura distruttrice, ma anche riparatrice, che è un po' il mio lavoro, no? Perché distruggo e riparo, distruggo e ricostruisco, quindi la dinamica è quella. E anche in tutta quella che per me è proprio questa estetica, la distruzione, si riflette tantissimo. Catania è una città che è stata distrutta 7 volte dalla lava e dai terremoti ed è sempre stata ricostruita. È il luogo geografico che veramente a me nel cuore mi è entrato e non riesco proprio a abbandonare questa terra. Per me è difficile perché è questa terra che mi dà proprio la linfa vitale per continuare a costruire dei lavori. Alcuni anni fa è successo qualcosa, è cambiato totalmente quello che è il percorso della mia progettazione artistica, nel senso che prima il mio lavoro era un po' più autorappresentativo. Non che poi sia cambiato tanto, però diciamo che il soggetto principale non ero più io, ma tutta la vita attorno a me. E come prima cosa ho incentrato tutto sulla famiglia, che io credo, ritengo sia il microcosmo che riflette un po' il macrocosmo. Il lavoro, diciamo, che ha segnato una svolta è stata la serie di lavori che ho fatto Explosion, ne sono 17 esplosioni. Ho ricostruito le interscenografie anni 50, 60, la carta parati, il dettaglio. Comunque ricostruivo queste case, mettevo piccole cariche esplosive dentro degli oggetti, poi provocavo l'esplosione e poi ricostruivo. Tutte le tensioni che sono all'interno della famiglia sono rappresentate dal momento dell'esplosione. Nella ricostruzione c'è un po' il riscatto. C'è sempre il pentimento dopo che succede qualcosa, uno vorrebbe riappacificarsi con tutte le cose. La dinamica è questa. Tutto questo progetto Explosion fa parte di un progetto più grande che segue questa estetica della distruzione. E ho sempre ritenuto che nella distruzione ci sia una bellezza che non esiste in tante altre cose. La distruzione è il passaggio del tempo su una cosa, è come si deteriorano gli oggetti, è il decadentismo che io vivo in Sicilia. È la vecchiaia, è la trasformazione, è anche la guerra che porta tanta distruzione, ma che porta anche poi alla ricostruzione, un cambiamento. Dopo questo lavoro Explosion, che mi ha portato sicuramente a un minimo di riconoscimento, per me è stato anche un problema, perché ormai per tutti ero quella dell'esplosione, l'artista delle esplosioni. Superare questa cosa è stata un po' difficile, ma non troppo, perché comunque il concetto era forte. E qui entra un'altra cosa molto importante per me, credo nell'arte. Il problema dell'equilibrio tra il concetto e la forma, che è difficilissima da mantenere. Il lavoro per me deve essere concettualmente e formalmente, si deve equilibrare. Non può vincere l'una sull'altra perché sennò è o incomprensibile o è troppo forte formalmente o è troppo forte concettualmente. Io ci tengo molto invece che le persone comprendano immediatamente il mio pensiero. Sono una semplice da questo punto di vista. Io ho superato questo periodo e ho iniziato a fare dei lavori completamente diversi. Tra cui c'è questo ultimo lavoro che ho fatto per la Biennale Donna di Ferrara, che è questo lavoro col cemento. Che io chiamo cemento impoverito, che nasce da tutta una serie di riflessioni sull'utilizzo del cemento, quella che è l'edilizia moderna e contemporanea. Un utilizzo spropositato che è avallato anche diciamo, da un impiego mafioso dell'elemento cemento, in quanto impoverendo il cemento, naturalmente c'è un guadagno maggiore. L'ho voluto impoverire in un modo diverso, invece, quelli che possono rappresentare degli abiti di persone, quindi proprio esseri umani, perché sin da piccoli io pensavo, c'era questa storia in Sicilia che le persone scomode alla mafia venivano buttate nella calce viva e quindi inserite all'interno dei piloni dell'autostrada. Io ho sempre pensato di sezionare un pilone e vedere se veramente esiste un corpo di qualcuno. Da lì mi è rimasta questa cosa, non sapevo come rappresentarlo e ho pensato di fare un pavimento in cemento. La prima è stata una bandiera dell'Italia con i 3 colori rappresentati dagli abiti dei lavoratori. Dopo ho fatto una Sicilia molto grande, di 7 metri, con invece degli abiti da donna neri, che rappresenta un po' il lutto della donna siciliana. E poi quest'ultima a Ferrara, dove ho utilizzato invece centinaia di camicie bianche bruciate, perché rappresenta quella tragedia che fu successa a New York, in cui morirono 146 camiciaie. Ed è una tragedia del lavoro perché queste camiciaie non solo erano veramente trattate male, nel senso che erano chiuse durante l'orario di pausa dentro la fabbrica, ma bruciarono proprio perché non riuscirono a scappare e morirono tutti. E allora all'interno di questa mostra che si intitola Violence ho pensato di ricostruire un pavimento in cui ci fossero 146 mattonelle che rappresentassero le 146 persone morte. È un lavoro molto forte sul quale si cammina, che sembra come di camminare su delle lapidi. Waiting è un lavoro che ho realizzato
È un dono che ho fatto per questo rito della luce, che è una manifestazione organizzata Antonio Presti ogni anno in onore della luce, dopo il 21 giugno a Tusa, vicino all'Atelier sul Mare. Vabbè, c'è questa piramide di staccioli bellissima, una bellissima scultura contemporanea, molto, molto potente, in un luogo stupendo. E ogni anno un artista realizza un mandala, così viene chiamato mandala, anche se il mio di mandala non aveva niente, tranne il fatto che un lavoro su cui ho lavorato veramente 8 giorni, forse anche di più, è stato distrutto in poche ore. Il mandala è questo, è un atto di preghiera che poi si distrugge nel vento con le intemperie. Io ho realizzato questa scritta in specchi, ogni lettera era circa 3 metri, in cui c'è scritto waiting, che è il tempo che ti attesa, è il tempo che non abbiamo più per fare niente. Invece, siccome doveva rappresentare una preghiera, la preghiera è un momento di attesa, ti aspetti che succeda qualcosa. E poi era costruito anche da delle canne di bambù bianco in cui i pensieri della gente sull'attesa della propria vita venivano legati in queste canne al vento. Un lavoro che non mi appartiene in parte, ma che forse mi appartiene più di tante altre cose. I soggetti che io analizzo, diciamo, riflettono quelle che sono delle tematiche importanti in questo momento storico. Non so, l'anno scorso ho fatto un lavoro sull'emigrazione, perché qui in Sicilia arrivavano migliaia e migliaia di emigranti dal Nord Africa. Ho fatto questo lavoro dei blocchi, questo blocco di cemento rivestito di abiti abbandonati, così come fanno loro. E questo è un lavoro che mi colpiva e che riflette molto quello che tipo anche la mia visione estetica della mia Sicilia. In Catania non c'è un vero e proprio gruppo di artisti che vivono, che condividono una comunità artistica, ad esempio, non esiste questa cosa. O forse non la vivo io e passo anche un poco per un artista snob, ma non mi ci trovo bene nei gruppi. Non ci sono mai rientrato nelle comitive, nei gruppi, tranne uno che è il Made in Finlandia, e ci tengo a dirlo perché è la mia seconda famiglia. Non mi sento sola perché ho degli amici che sono fondamentali, ho degli amici anche nel campo dell'arte, ma che non vivono a Catania dove vivo io. Forse questa è la soluzione, nel senso che io vivo a Catania per produrre le mie opere e mi sposto tantissimo, viaggio tantissimo. Quest'inverno ho vissuto a Berlino perché ho un compagno di Berlino. Quello che io frequento nel campo artistico sono delle persone che sono al di fuori della mia realtà lavorativa e che frequento solo perché sono amici, non perché possiamo fare delle collaborazioni, proprio perché sono veri e propri amici che io rispetto nel campo dell'arte. Arte e vita è un'unica cosa, anche se io non sono disposta a sacrificare tutto per l'arte. Tengo moltissimo alla mia vita, anche alla mia vita privata, alla mia vita familiare, ai miei luoghi, e ho sacrificato la mia vita artistica, se lo posso dire, per queste cose. Ci tengo moltissimo anche perché se non avessi avuto queste cose non avrei fatto i lavori che ho fatto. Quindi non posso più dividere le due cose. Io vivo qui e faccio delle cose qui perché, cioè, nascono dei lavori perché vivo qui. Se me ne fossi andata 10 anni fa a New York non avrei fatto gli stessi lavori. Magari li avrei fatti anche più forti, più interessanti, ma non sarebbero stati questi. Questi invece mi appartengono, proprio riflettono come sono io, come quella che è il mio temperamento, il mio carattere. Cioè, sono un tutt'uno con me i miei lavori.